Procediamo con l'appello dando inizio al Consiglio Comunale oggi 7 agosto alle ore 9:30. Roberti Francesco assente, Cianniello Annibale presente, Aufiero Vincenzo presente, Palice Nicola Antonio presente, De Guglielmo Fernanda presente, Di Brino Passantonio presente, Fabrizio Gennaro presente, Maraccio Bruno assente. Malorni Nicola, presente. Marone Michele, presente. Miele Enrico, presente. Montano Alberto, assente. Nuozzi Pino Luca, presente. Pinti Costanzo, presente. Rinaldi Francesco Graziano, presente. Sabella Vincenzo, assente. Bovio Antonio, presente. Casolino Andrea, assente, De Caro Daniele, assente, Di Michele Nicolino, presente, Sbrocca Angelo, presente, Scurti Oscar Daniele, presente, Stamerio Impazio, assente, Stumpo Marcella, presente, Vigilante Manuela, presente. Comunico preliminarmente che sono pervenute giustifiche all'ufficio di presidenza da parte dei consiglieri Daniela De Caro e Fazio Staverra che per motivi personali non possono partecipare all'odierno Consiglio Comunale. Diamo atto della presenza in videoconferenza anche del consigliere Bruno Fraraccio. Mi dà conferma, è presente? Presente, presente anche Bruno Fraraccio. Annibale. Sabella si sta arrivando, ma si sta collegando e non riusciva, però c'è qualche minuto. Amico, montate, se ci mandi il link, purtroppo. Aspetta, glielo mando lì. Anche a Qualche Sabella. piccolo problema di collegamento per chi non è in presenza, ma possiamo iniziare col primo punto all'ordine del giorno, si collegheranno. Partiamo dal primo punto all'ordine del giorno, la proposta di delibera numero 52 del 1 agosto 2023, avente ad oggetto elezione del sindaco ingegner Francesco Roberti al presidente della giunta regionale del Molise, articolo 69,5, decreto legislativo 267-2000, dichiarazione di decadenza. Segretario generale, premesso che in data 25-26 giugno 2023 la Regione Molise è stata interessata dalla consultazione per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, che in data 6 luglio 2023 il Presidente dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Campobasso, come da attestazione pervenuta al protocollo numero 44.919 del 7 luglio 23, ha proceduto alla proclamazione degli eletti, tra i quali figurava il sindaco del comune di Termoli, ingegner Francesco Roberti. Atteso che l'articolo 65 del decreto legislativo 267/2000 annovera tra le cause di incompatibilità con la carica di sindaco quella di rivestire la carica di consigliere regionale, dato atto che, conseguentemente, il Consiglio Comunale in data 12 luglio 2023, con deliberazione numero 30, ha avviato la procedura descritta all'articolo 69 del decreto legislativo 267/2000 per la contestazione della incompatibilità rilevata, che con successiva deliberazione numero 34 del 24 luglio 2023 ha definitivamente contestato al sindaco del comune di Termoli l'incompatibilità tra la carica di presidente della giunta regionale e quella di sindaco, giusto articolo 65 del decreto legislativo 267/2000. Preso atto che, nei termini stabiliti dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo, il sindaco non ha provveduto a rimuovere la causa dell'incompatibilità contestata né ad optare per nessuna delle due cariche incompatibili che attualmente riveste, atteso che, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, il Consiglio, qualora l'amministratore non provveda nei termini consentiti a rimuovere la causa di incompatibilità, ovvero se del caso ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare, deve dichiarare l'amministratore decaduto dalla carica che riveste nell'ente, tutto quanto sopra premesso e ritenuto, propone di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo, di dichiarare l'ingegner Francesco Roberti decaduto dalla carica di sindaco di questo ente, di prendere atto che, sensi dell'articolo 53,1 del decreto legislativo 267/2000, le funzioni di sindaco del comune di Termoli sono svolte dal vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, di incaricare il segretario generale affinché provveda,
a depositare copia della presente deliberazione alla segreteria entro il giorno successivo alla sua approvazione, a notificare la stessa tramite PEC al sindaco dichiarato decaduto entro i 5 giorni successivi alla sua approvazione, a trasmettere copia della presente a, alla prefettura di Campobasso per l'attuazione della procedura ex articolo 53 del decreto legislativo 267/2000, B, alla provincia di Campobasso per gli adempimenti di competenza della stessa, rivestendo il sindaco ingegner Francesco Roberti anche la carica di presidente della provincia, C, alla regione Molise. Di dichiarare il presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile senza l'articolo 134 del decreto legislativo 267/2000. La proposta ha ottenuto il parere favorevole tecnico. A questo punto dichiaro aperta la discussione, dando atto che si sono collegati anche i consiglieri Alberto Montano e Vincenzo Sabella. Mi confermate? Quindi presenti anche loro due. Prego, consigliere Di Quirino, qui sì. Grazie Presidente, solo un minuto, intanto saluto la Giunta, colleghi consiglieri, signori del pubblico. Dicevo solo un minuto affinché questo ordine del giorno non resti solo un mero e formale provvedimento di decadenza, perché anche se è una questione, una presa d'atto, una questione formale, mi hanno insegnato che la forma è anche sostanza. E quindi io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il sindaco, l'attuale presidente della provincia, attuale presidente della regione, amico fraterno Francesco Roberto, per questi 4 anni di mandato, in cui credo che anche se ho un'età più avanzata rispetto alla sua, ho avuto modo di cogliere da lui diversi insegnamenti. E volevo ringraziarlo quindi personalmente, credo che questo ringraziamento gli possa chiarire anche dall'intera collettività termolese, o comunque dalla maggior parte di essa, e devo dire anche che ho avuto modo di apprezzare anche le sue capacità politiche e non solo istituzionali. Abbiamo trovato una situazione difficile, ci ha guidato sempre verso le scelte più giuste e più ponderate. Io sono convinto a questo punto che farà bene anche come Presidente della Regione, perché è riuscito a sopportare un carico notevole, quasi impossibile, di sindaco di Terni, che è già una città molto complessa, anche al Presidente della Provincia. Quindi il mio augurio per lui è che faccia bene come Presidente della Regione, e chiudo dicendo grazie Francesco. Grazie a tutti. Grazie consigliere Di Quirino, prego consigliere Ovidio. Buongiorno a tutti, saluto tutti i consiglieri, assessori e pubblico. Mi associo ai ringraziamenti che ha avuto modo di fare il consigliere Di Quirino, porto gli auguri da tutto il gruppo che rappresento al presidente Francesco Roberti, che abbiamo voluto, abbiamo sostenuto convintamente e siamo certi che farà del suo meglio, ma lo farà insieme a noi, perché noi amministrazione di Termoli, Basso Molise, saremo quelli che insomma saranno sempre a suo fianco e cercheranno e faranno in modo che tutto quello che si è abbiamo iniziato venga portato a termine, ma con nuove iniziative. Io lo ringrazio perché è stato vero, siamo partiti insieme, abbiamo iniziato questo percorso tanti anni fa insieme a molti consiglieri che ora sono presenti qui, e siamo felici veramente di averlo come rappresentante dopo tanti anni, averlo rappresentante del Basso Molise alla guida della presidenza, alla guida della regione. Quindi convintamente, insomma, come si dice, noi siamo al suo fianco, gli auguriamo buon lavoro, ma soprattutto il nostro vice sindaco Enzo Ferrazzano, che è stato sempre presentissimo insieme a tutti noi, sono convinto che sarà in grado di continuare quest'altro anno, meno di un anno,
alla fine di questo mandato amministrativo, cercando di fare sempre e soprattutto gli interessi di Termoli. Grazie. Presidente. Grazie, consigliere Fiero. Prego, consigliere Marone. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i colleghi. E su delega del nostro capogruppo della Lega in Comune a Termoli, volevo a nome del gruppo della Lega e anche del partito, della segreteria regionale di Molise, esprimere sensi di gratitudine e di ringraziamento proprio nei confronti del sindaco presidente della provincia, nonché oggi presidente della regione, ingegnere Francesco Roberti, per tutta l'attività politica e amministrativa che ha saputo portare avanti insieme al suo gruppo di maggioranza, sia in comune a Termoli, sia in provincia di Campobasso. Volevo sottolineare che soprattutto durante il periodo della pandemia lui è stato uno dei sindaci sempre in trincea, in frontiera, e che ha fatto, consentitemi anche questa osservazione, ha fatto anche un po' da capofila di tutti gli altri sindaci, soprattutto del Basso Molise e non solo, della provincia di Campobasso, per affrontare tutte le criticità amministrative, ma anche e soprattutto di igiene e di sanità pubblica, per garantire la sicurezza quanto più possibile di tutta la popolazione. Per cui un ringraziamento forte anche da parte nostra nei confronti del Presidente, oggi del Presidente della Regione Roberti, e un augurio di buon lavoro anche in Regione. Peraltro io mi onoro di essere componente della sua giunta, quindi di essere al suo fianco nell'ambito di una delle materie presenti nel governo regionale, sperando di essere all'altezza, per cui continuiamo questa collaborazione iniziata in Comune a Termoli, continuata in provincia, anche in provincia sono stato al suo fianco come consigliere provinciale e oggi in regione. Per cui grazie ingegnere Roberti, grazie sindaco Roberti e buon lavoro. Grazie consigliere Marone. Ci sono altri interventi? Non essendovi altri interventi, metto ai voti la proposta numero 52 del 1 agosto 2023, avendo ad oggetto elezione del sindaco ingegner Francesco Roberto, presidente della giunta regionale del Molise, articolo 69,5 decreto legislativo 267/2000, dichiarazione di decadenza. Carniero Annibale, favorevole. Alfiero Vincenzo, favorevole. Favorevole. Parice Nicola Antonio, favorevole. Favorevole. De Guglielmo Fernanda, favorevole. Favorevole. Librino Bassantonio, favorevole. Favorevole. Fabrizio Gennaro, favorevole. Favorevole. Fraraccio Bruno, favorevole. Malorni Nicola, favorevole. Favorevole. Marone Michele, favorevole. Favorevole. Miele Enrico, favorevole. Favorevole. Montano Alberto, favorevole. Nozzi Pino Luca, favorevole. Favorevole. Pinti Costanzo, favorevole. Favorevole. Rinaldi Francesco Graziano, favorevole. Favorevole. Sabella Vincenzo, favorevole. Favorevole. Bovi Antonio, non partecipa al voto. Di Michele Nicolino, non partecipa al voto. Sbrocca Angelo, non partecipa al voto. Scusi Oscar Daniele, non partecipa al voto. Stumpo Marcella, non partecipa al voto. Vigilante Manuela, non partecipa al voto.
Votiamo adesso anche per l'immediata esecutività. Cianiello Annibale, favorevole. Ofiero Vincenzo, favorevole. Favorevole. Parice Nicola Antonio, favorevole. De Guglielmo Fernanda, favorevole. Favorevole. Librino Basso Antonio, favorevole. Favorevole. Fabrizio Gennaro, favorevole. Favorevole. Fraraccio Bruno, favorevole. Malormi Nicola, favorevole. Marone Michele, favorevole. Favorevole. Miele Enrico, favorevole. Favorevole. Montano Alberto, favorevole. Nuozzi Pino Luca, favorevole. Pinti Costanzo, favorevole. Rinaldi Francesco Graziano, favorevole. Sabella Vincenzo, favorevole. Bovi Antonio, non partecipa al voto. Di Michele Nicolino, non partecipa al voto. Sprocca Angelo, non partecipa al voto. Sculti Oscar Daniele, non partecipa al voto. Scumpo Marcella, non partecipa al voto. Vigilante Manuela, non partecipa al voto. La proposta è approvata con 15 voti favorevoli, dichiarata la sua immediata esecutività sempre con 15 voti favorevoli. A questo punto auguro in bocca al lupo al nostro vice sindaco, l'assessore Vincenzo Ferrazzano, per guidare l'amministrazione fino alla fine del mandato, e lo inviterei qui per un discorso. Prego, assessore. Buongiorno a tutti, ai colleghi consiglieri, ai colleghi di giunta, al pubblico e alla stampa. Le recenti elezioni ci hanno portato a vivere diversi cambiamenti negli assetti istituzionali dell'intera regione, tra cui anche questa circostanza dell'avvicendamento alla carica di sindaco del nostro comune. Voglio pertanto esprimere subito la soddisfazione della comunità termolese per la elezione alla presidenza della regione Molise del nostro concittadino e sindaco, ingegner Francesco Roberti. Lo ringrazio anche a nome dell'intero Consiglio Comunale, non solo per gli anni di lavoro amministrativo che con lui abbiamo condiviso, ma soprattutto per la coraggiosa disponibilità a svolgere un ruolo che sarà molto impegnativo per il futuro della nostra regione. A Francesco vanno quindi i nostri affettuosi auguri di buon lavoro. In Consiglio Comunale abbiamo dovuto svolgere un percorso istituzionale per la sostituzione della persona del sindaco fino alla fine del mandato amministrativo nella prossima primavera del 2024. Tale percorso si è svolto sotto la guida rigorosa e cordiale del prefetto di Campobasso, dottoressa Michela Lattaruno, che oggi voglio ringraziare a nome dell'intero Consiglio Comunale. Consentitemi in questa occasione di fare ora un veloce resoconto delle attività amministrative di questi 4 anni. Abbiamo realizzato infrastrutture in tutti i quartieri della città, impianti sportivi, strade, luoghi di aggregazione e ricreativi. Partecipato a tutti i bandi del PNRR ottenendo finanziamenti per adeguamento e messa in sicurezza delle scuole. Principe di Piemonte, presso scolastiche di Rio Vivo, scuola dell'infanzia di via Tremini, abbattimento e ricostruzione della scuola di via Montecarlo, abbattimento e ricostruzione della scuola materna di via Ortuno, ampliamento e adeguamento della scuola di via Catania, realizzazione nuovi edifici scolastici in zona Colle della Torre, realizzazione nuovamente a scolasti a scuola via Stati Uniti e via Volturno. Completamente lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'edificio scolastico di Fesacanda. Sistemazione idrogeologica della strada di Ponte Tamburo. Adeguamento e riqualificazione del palazzetto di Piazza del Papa a Palerino. Con i fondi di bilancio, rifacimento e rete fognaria e realizzazione strada di via Manzone a Colle della Torre. Realizzazione strada via Angaretto e via Sacco. Affidamento dei lavori di realizzazione pista ciclabile per 5 milioni di euro. In corso di realizzazione di magazzini per la materialità termolese per circa 600 milioni di euro e attese dalla stessa materialità da circa 30 anni. Ristrutturazione e rifacimento dell'intero sistema dell'asta di vendita presso il mercato Inter. Rifacimento asfalti per oltre 2 milioni di euro di strade cittadine. Realizzazione della strada di via Mediterranea. Appaltati con inizio lavori a settembre di un parcheggio di interscambio sull'area adiacente alla chiesa del Crocifisso. Sono in corso di affidamenti lavori di riqualificazione e realizzazione della pista ciclabile
che dal santuario della Madonna a lungo proseguirà su via Firenze per collegarsi a via del Mare, appaltato con l'inizio dei lavori di via delle Acacie. Queste sono solo alcune delle opere che abbiamo realizzato e che sono in corso di realizzazione, ma abbiamo raggiunto innumerevoli obiettivi nell'ambito dell'ambiente, con l'ottenimento della bandiera blu dopo 6 anni, nell'ambito del sociale, del turismo e della cultura, delle finanze, con il risanamento del bilancio comunale. In questo scorso di legislatura ci proponiamo di realizzare alcuni importanti obiettivi. Questo periodo estivo che stiamo vivendo ha evidenziato la forza carente di parcheggio a disposizione dei cittadini e dei turisti. Molto sono le lamentele di turisti che non vengono nella nostra città per carenza di posti macchine. Pertanto sarà necessario riprendere i progetti e procedure per la realizzazione di parcheggi pubblici in piazza Donatori di Sangue, come anche il progetto di riqualificazione dell'area Pozzo Dolce finanziato con i fondi della rigenerazione urbana. Completamento del iter autorizzativo e relativo inizio dei lavori per lo spostamento definitivo del tubolatore del porto. Espletamento della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intera pista ciclabile del Molise per un importo complessivo di circa 23 milioni di euro. È stato sottoscritto dai 4 comuni della costa e la regione Molise un nuovo accordo che, al fine di rispettare la data del 31 dicembre 2023 per l'affidamento dei lavori, ben alla perdita del finanziamento, ha indicato il nostro comune come ente attuatore. Affidamento lavori relativi alla realizzazione della messa in sicurezza e sistemazione idrologica dei 2 lotti del costone di Rio Negro. In questo momento mi sembra doveroso anche evidenziare che gli obiettivi raggiunti debbano stimolarci ad avere nuovi impegni e idee per il futuro. Tempoli ci conferma, anche in relazione agli eventi politici, di essere una città di riferimento per l'intera regione e sono convinto che tale ruolo, che oggi è prevalentemente economico, deve in futuro svilupparsi anche attraverso il necessario sviluppo delle condizioni sociali e della qualità della vita di tutti i cittadini della fascia costiera. Sono convinto che Termoli debba essere sempre più unita al suo territorio circostante, progettando iniziative e obiettivi che siano condivisi insieme agli altri comuni vicini. Penso per il futuro a 3 grandi obiettivi strategici: il rilancio dell'occupazione, soprattutto giovanile, una decisa riorganizzazione dei servizi sanitari, uno sviluppo turistico più equilibrato e in grado di includere le medie stagioni da 3 a 6 mesi. Il tempo che ci sta davanti sarà ancora ricco di sfide e di crescita che potremo affrontare con spirito di collaborazione da parte di tutto il Consiglio Comunale. Io sono un uomo di fede e, come diceva Monsignor D'Ambrosio nell'omelia della messa del 3 a mattina prima della processione a Madre del nostro padrone San Passo, il Signore ha per ognuno di noi un suo progetto. Si vede che il suo progetto su di me era quello che dopo tanti anni di amministrazione comunale ricoprissi la carica di sindaco della nostra città. È un ruolo faticoso e impegnativo che non si porta avanti da solo, ma è necessario l'apporto di tutti, ognuno per il proprio cuore. Pertanto chiedo a tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, la massima collaborazione per il fine ultimo del bene comune della nostra comunità termonese. Ai consiglieri di maggioranza in particolare chiedo di sopportare la mia responsabilità per il loro generoso coinvolgimento, di cui ho particolarmente bisogno, per far crescere ancora e meglio la città di Termoli insieme a tutto il territorio della costa molisana. Ringrazio ancora il prefetto di Campobasso, il nostro presidente Roberti, tutti i consiglieri comunali e tutti i cittadini di Termoli. Grazie. Articolo 175,4 decreto legislativo 267/2000 e al tutto 2023-2025 ratifica. Dando per letta la premessa, passo al deliberato, propone, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
1. Di ratificare senza il combinato disposto degli articoli 42,4 e 175,4 e 5 decreto legislativo 267/2000, la deliberazione di giunta comunale numero 160 del 19 giugno 2023, che si applica per costituire parte integrale e sostanziale del presente atto. 2. Di approvare pertanto le variazioni via d'urgenza deliberate dall'organo esecutivo nel citato atto, che qui si intendono integralmente richiamate. 3. Dato atto che con il provvedimento adottato in via d'urgenza dall'organo esecutivo è stato rispettato in permanenza degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile, in particolare dagli articoli 162,6 e dell'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000. 4. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile senza l'articolo 134,4 decreto legislativo 267/2000. La proposta è stata analizzata e votata in commissione, ottenuto tutti i pareri favorevoli, ricompreso quello del Collegio dei Revisori dei Conti. A questo punto dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Non essendovi interventi, dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti la proposta unitamente all'immediata esecutività, facoltando ciascun consigliere di manifestare qualora difforme la votazione della proposta rispetto alla immediata esecutività. Ciarliello Annibale, favorevole. Alfiero Vincenzo, favorevole. Parice Nicola Antonio, favorevole. Favorevole. De Guglielmo Fernanda, favorevole. Tipperino Bassantonio, favorevole. Fabrizio Gennaro, favorevole. Fraraccio Bruno, favorevole. Malordi Nicola, favorevole. Marone Michele, favorevole. Miele Enrico, favorevole. Fontano Alberto, favorevole. Mozzi Pino Luca, favorevole. Pitti Costanzo, favorevole. Rinaldi Francesco Graziano, favorevole. Isabella Vincenzo, favorevole. Bovi Antonio, non partecipa al voto. Di Michele Nicolino, non partecipa al voto. Sbrocca Angelo, non partecipa al voto. Scuti Oscar Daniele, non partecipa al voto. Stupo Marcella, non partecipa al voto. Vigilante Emanuela, non partecipa al voto. La proposta è approvata con 15 voti favorevoli, dichiarata la sua immediata esecutività senza 15 voti favorevoli. Siamo ora al terzo punto e ultimo all'ordine del giorno, la proposta di delibera numero 43 del 10 luglio 2023, avente ad oggetto il regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 2023, modifica articolo 18, dando per letta la premessa, leggo prima il deliberato. Consigliere propone di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di modificare l'articolo 18 del regolamento di disciplina della tassa rifiutitaria approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 13 del 19 maggio 2023 come di seguito. Articolo 18 occupato di utenze domestiche. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti e quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad esempio le coppie che dimorano presso la famiglia. 2. I soggetti residenti non vengono conteggiati dal nucleo familiare purché venga presentata dichiarazione dell'intestatario della posizione tale qualora il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o servizio di volontariato per un periodo di durata superiore all'anno di una distanza di almeno 150 km dal comune di Termini, il titolare della posizione tale abbia presentato istanza allegando copia del contratto di lavoro, dichiarazione di autore di lavoro, attestato di servizio rilasciato all'ente militare e copia del contratto di locazione regolarmente registrato. Il soggetto sia una persona anziana disabile collocata in casa di riposo, assistito di ricordo permanente.
il soggetto si trovi presso comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo inferiore all'anno, il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi di studio ad una distanza di almeno 150 km dal comune di Termoli, il titolare della posizione d'area abbia presentato istanza al legato copia di iscrizione all'università del contratto di locazione regolarmente registrato. La variazione del numero dei componenti elencati ai punti precedenti decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia stata domandata contestualmente la dichiarazione di inizio occupazione del museo fosse solo di variazione, nel cui caso è la stessa circostanza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare che il metodo di condizioni che danno diritto alla loro applicazione del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 30 che utenze dovessero occupare la disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero, il numero degli occupanti si presume pari a 4. Le utenze domestiche possono chiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione di residenza. L'aggiornamento decorre dal 1 gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta debitamente accertata. 4. Le cantine da 9 mesi di altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da lavoro occupate, se condotte da persona fisica priva di comune di utenze abitative, in difetto di tale condizione il numero di luoghi si considerano utenze non domestiche. 5. Per le unità abitative di proprietà possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti genitori periodicamente residenti, le potete a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza domicilio e residenze sanitarie assistenziali, RSA o istituti sanitari non locate o comunque utilizzate per tipo, il numero degli occupanti è fissato previa presentazione di richieste documentate in una unità. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti in alloggio. 7. Il numero degli occupanti in utenze domestiche è quello risultante al 1 di gennaio dell'anno di riferimento per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Di dare atto che viene assicurata la copertura integrale dei posti del servizio in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia nel rispetto delle direttive dell'autorità. Di provvedere a inviare nei termini di legge esclusivamente per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento del testo in apposita sezione portale del federalismo fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui all'articolo 1,3 decreto legislativo numero 360/1998, dedicare al presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000. Presidente, il consigliere Di Prino chiede l'intervento per mozione d'ordine. Prego, consigliere Di Prino. Mozione d'ordine sull'organizzazione dei lavori. Purtroppo la seconda commissione per questioni di tempo non è riuscita a licenziare né ha solo iniziato la lettura del provvedimento, quindi della proposta, e non è riuscita in qualche modo la commissione a licenziare il provvedimento, ancorché iscritto all'ordine del giorno. Seppure un provvedimento a cui l'intera commissione, ma anche il proponente la struttura, insomma, si è adoperata in pochissimo tempo a far avere, ringrazio anche l'assessore Motta per l'impegno profuso per questo provvedimento, però onestamente non c'erano i tempi minimi, né abbiamo fatto una scelta all'interno della seconda commissione che i provvedimenti intendiamo esaminare in maniera puntuale e precisa. Per cui mi dispiace, ma devo chiedere, insomma, questo provvedimento non venga posto all'ordine del giorno. C'è un provvedimento atteso anche da chi in qualche modo lo ha sollecitato, poi magari nella sede del Consiglio si capirà anche chi lo ha fatto, se non mi permetto di dirlo oggi, perché è un provvedimento che consente, insomma, a chi ha, alle famiglie che hanno i figli universitari fuori dalla nostra terra, insomma, di poter non pagare la TARI. Questo è un provvedimento assolutamente giusto, richiamato più forte negli anni, che finalmente è arrivato, diciamo così, al capolinea. Purtroppo non proprio al capolinea, stiamo alla fermata precedente, ma credo, anche perché per affinché questo provvedimento diventi efficace per l'anno 2024, è il termine è il 15 settembre, quindi presidente, l'auspicio è che entro il 15 settembre questo provvedimento possa arrivare in aula e possa essere votato favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere Di Prino. Stante la mozione d'ordine, chiederei un intervento a favore e contro. Ci sono interventi?
non essendo che interventi, a questo punto mette ai voti la mozione d'ordine del consigliere Di Pino di soprassedere nella trattazione del presente ordine del giorno in modo da poter far approfondire l'argomento nella relativa commissione e quindi di rinviare la trattazione al successivo consiglio comunale. Ciarniero Annibale, favorevole. Alfiero Vincenzo, favorevole. Valice Nicola Antonio, favorevole. De Guglielmo Ferranda, favorevole. Di Brino Passantoi, favorevole. Fabrizio Gennaro, favorevole. Fraraccio Bruno, favorevole. Malorni Nicola, favorevole. Marone Michele, assente. Miele Enrico, favorevole. Montano Alberto, favorevole. Nuozzi Pino Luca, favorevole. Vitti Costanzo, favorevole. Rinaldi Francesco Graziano, favorevole. Sabella Vincenzo, favorevole. Povi Antonio, favorevole. Di Michele Nicolino, favorevole. Sprocca Angelo, favorevole. Sculti Oscar Daniele, favorevole. Stupo Marcella, favorevole. Vigilante Paluida, favorevole. La mozione d'ordine è approvata all'unanimità con 20 voti favorevoli, pertanto verrà cancellato dall'ordine del giorno il punto. La proposta di delibera numero 43 del 10 luglio 2023 che verrà quindi trattata al prossimo Consiglio Comunale. Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 10 e 7 minuti dichiaro chiuso il Consiglio Comunale.